Appena 3 giorni dopo, Virtus Cup San Michele e Città di Taranto sono nuovamente una di fronte all'altra. Inizia stasera la corsa verso la Final Four di Coppa Italia. Prova il numero, perde però il pallone, allora Prestes può attaccare l'area di rigore, calcia Prestes! Corriero, palla intercettata, Sommese non calcia in porta, allora va da De Siqueira, tiro respinto, Sommese col mancino, manda fuori da buona posizione. Buono lo scarico, da Amico però ricomincia. Giliberto prova col mancino, colpo di testa di Prestes che colpisce la traversa. Scatta in profondità, Colosimo dà una brutta palla, su cui infatti arriva subito Giliberto, destro di Giliberto, ancora una volta Antonacci, brava a metterla in corner. Ruba palla Piccino, possibilità di andare verso la porta, colpisce il palo. Bucata la luce, riesce a entrare in possesso. Calcia verso il secondo palo e Colosimo non arriva all'appuntamento con l'1-0. Pugliese, dalla distanza, la palla resta lì, la luce non riesce a metterla dentro. Pugliese intercetta, mette giù bene con la coscia, va dalla luce, gran palla in avanti, Fatiguso può attaccare la porta, sinistro di Fatiguso che spreca una grossa occasione. Pugliese la mette dentro, palla che rimane lì, la luce non riesce a metterla in porta, la luce perde palla, Sommese rimedia bene Pugliese, Corriero accompagna, gran palla a memoria per Pugliese, puntata in porta, cacciapaglia con i piedi, Giliberto. Palla deviata, Pugliese torna in possesso, dentro da Corriero, può calciare, la lascia Pugliese, si sblocca la partita, ci pensa il capitano, 1-0 Virtus Cup San Michele, la firma è di Isabel Pugliese. Ferma una eventuale ripartenza della Virtus, Pugliese in avanti, da Corriero che calcia, male, palla in avanti, testa di Pugliese, arriva Giliberto che non controlla, allora può andare Barile, sovrapposizione di Corriero, Barile prende campo centralmente, vince il contrasto, sinistro di Barile, poi arriva il tapin di Corriero, da pochi passi, non può sbagliare, raddoppio della Virtus che inizia a bere anche il secondo tempo. Piccino, dentro da Pugliese con il piatto, la palla non passa, guadagna spazio, va dalla luce, la mette dentro, autopalo, e poi Colosimo non riesce a metterla nel sacco. La sconfitta eliminerebbe il Taranto, quindi c'è poco da difendere, ancor più che in campionato. Buona palla intanto per Barile, in profondità, calcia alto però Giliberto, cerca il secondo palo, arriva da Amico, ma è bravissima Antonacci a sbarrare la strada, poi Piccino non riesce a ripartire, Calendi calcia, palla poco fuori, recupero alle spalle da parte di Corriero, possibilità di contropiede, ancora Pugliese e Corriero, gran palla, Corriero sbaglia il controllo e calcia male al passaggio del turno. Pugliese intercetta l'ennesimo pallone della sua partita, lo calcia anche verso la porta e la palla si insacca per il 3-0 che chiude la partita. Super partita di Pugliese, super partita della Virtus che si qualifica al secondo turno di Coppa Italia. Finisce 3-0 per la Virtus, prosegue il sogno Final Four per la squadra di Gianvito Lombardi.